Jennifer. Una cosa passeggera, signore. Vi assicuro, non è il morbo. Tra due giorni manda qualcuno a reclamare le sue proprietà. E porta anche un carro. Sto congelando. Che dite, andiamo al burro? Subito. Io avrei optato per il vaso di sottaceti. Garrett. Merda. Ancora non sai usare la porta. Non ti sei più fatto sentire, non hai scritto. Pensavo che tu ed Erin foste morti nell'attacco alla villa. Dove diavolo sei stato? Non lo so. Non lo so. Bene, lasciamo stare. Farti il terzo grado per sapere dove sei finito per un intero anno. Non ho tempo per questo. Specialmente con il dazio del barone sull'oppio grazie al morbo. Per non parlare della tassa nera del generale cacciatore che spreme noi imprenditori. Se hai un lavoro per me, basta dirlo. Credi di esserne capace? Bene, ora ti dico cosa. Ho bisogno che tu recuperi un anello. Ti sposi? Non sia mai. Dannato uccellaccio! Con te mi ci farò un cappello! E come fa il braccio senza la mente? Sto esaurendo le dita. Il lavoro, basta. Sì, giusto. Appartiene a un certo Cornelius Greaves, uno di quei tipi tutto schizzinoso che non ha una macchia sugli stivali. Ah! Ecco qui. La fregatura? È morto. Sono un ladro, non profano tombe. Ma è morto da poco e so che indossa ancora l'anello. Non sembra così complicato. Complicato. Lo troveremo prima che lo prendano gli spalamorti. Si dice che i cadaveri siano portati alla vecchia fonderia vicino a Cinderfall, che per qualche ragione pullula di guardie. Ora, la via migliore è la vecchia cappella. Non combinare guai, Garrett. Qualcuno ha un conto in sospeso qui. Non si può tassare l'invisibile. Sì, ma ora vai. E usa la porta! Ce la fai? Sai, è bello vederti. Qui? Oh. Cosa per te? La... Sentite, amici! Sono i corvi! Un nero stormo che stride per le nostre anime! Cantano la canzone del barone Northcrest!
serve qualcosa? Ho tutto l'occorrente per i tuoi loschi bisogni. È sempre un piacere. Il fumo tiene lontano il morbo. Sì? Allora, con tutto il fumo che abbiamo respirato alle officine, noi siamo a posto. Io ho vomitato parecchie volte. Ricordi che il vecchio Tully ne faceva la collezione? Ah, non era così. Un luminare gli dava 2 penny per ogni gettato. Per uno studio, diceva. Cioè, se si impegnava ne produceva tutti i soldi che poteva ricevere. Già, ma adesso è morto. Morto stecchito. Questo era l'ultimo. Domani ce ne saranno altri. Forse i veri fortunati sono loro. Fortuna, eh? Alcuni si sono staccati la lingua per farlo smettere. Altri si sono schiacciati gli occhi o le orecchie. La cappella di Morningside, la corte della regina dei mendicanti. È una notte solitaria. Le migliori. Ah, Garrett. Calchi una via che i più evitano. È l'unica che conosco. Certo. Sai che dicono di me? Che sai tutto quello che succede in questa città. Non tutto. Solo le cose importanti. Cosa ti porta qui? Cerchi consiglio? Un anno fa mi trovavo a Villa Northcrest. Qualcosa è andato storto. Cos'è successo a me e ad Erin? Un anno fa, uomini che credevano di sapere tutto cercarono di controllare per i loro fini qualcosa che non comprendevano appieno. L'equilibrio è cambiato. Tutti possiamo percepirlo. È la tua risposta? Quando i miei mendicanti ti hanno trovato, pensavano fossi morto. Ma non lo eri. Abbiamo curato il tuo corpo martoriato e ti abbiamo tenuto al sicuro mentre attendevamo. Ma poi, proprio dopo l'arrivo del morbo, qualcosa iniziò a risvegliarti. Era ora che tornassi a casa. Questa città è malata. Ti dirò tutto a tempo debito, se deciderai di ascoltare. Fai attenzione, Garrett. L'ombra nasconde cose peggiori di te.
Signori, è dall'alba che trasportiamo cadaveri. Per oggi vorremmo fermarci. Ma lo senti questo zotico fannullone? Considerati fortunato a tirarlo il carro e a non esserci dentro. Muoviti! Basta con i passaggi sui carri. Ci entrerò a modo mio. Magari stanotte dormo. Sempre meglio che mendicare. Chissà cosa mettono nella bomba. Quello sarebbe un lavoro. Tieni buono quello stupido cane e svegliami a fine turno, capito? Come fai a dormire in un posto simile? E c'è pure il generale a far stridere i denti e quella sua gamba. Guarda e impara. Guarda e impara. Garrett. Erin, sono malato. Materiale per il mattatoio. Il generale lo vuole pronto prima dell'ultima campana. Guarda qui. Un nobile in mezzo ai pezzenti. Chissà che cos'ha. Non qui, testa vuota. Lo abbiamo caricato con delicatezza. Lo state trattando con rispetto, vero? Rispetto! Chissà se i pezzenti puzzavano così anche da vivi. L'avevo messo qui. Merda, non lo troverò mai con questo buio. Manichini, sono qui per cercare un corpo, ma non di questo tipo. Bastardo! Oh, meglio tu che io. Per le lacrime di Jenny la rossa. E il ronzino che cavalcava. Nemmeno al macello c'è questo scempio. Il povero Cornelius sarà già in viaggio. Per seguire Cornelius devo appendermi al cavo di trasporto. Giurerei di... Non costringermi a rincorrerti. Devo restare allerta. Sempre.
Chissà se un edificio può essere confiscato due volte. Qui siamo sulla buona strada. Come sparare i cervi nella vecchia proprietà. È ora di scendere. Non mi piace fare da bersaglio mobile. Centro. Chi è? Ehi, chi si aggira qui? Chi va là? C'è qualcuno? Ah, l'avrò immaginato. Ehi. Chi è che fa rumore? Eh? Quando ti trovo sei morto. Sei arrivato fin qui, bravo! Ma qui il viaggio finisce. Lo capisco se vuoi discutere. Congelando. Hanno colpito qualcuno! Eh? Fermo! Ordine dell'arma del barocco! Sei mio! Divento cibo per tanti. Abbiamo avuto più di 100 morti al giorno la scorsa settimana. C'è da dire che il morbo sta purgando la città in misura maggiore. E anche io non so che sarà. Ma che il generale sarà sconfitto da... Datemi una porta chiusa e io l'aprirò. Però non ho mai visto un meccanismo simile. Ci vuole una chiave speciale. Aiuto, correte! Thank you.
essere morto, Cornelius è una preda difficile. Devo riuscirci se voglio il suo anello. Uno alla volta! Non spingete. Le fiamme non scappano senza di voi. C'è qualcuno? Vieni dove ti posso vedere. Così le dico, non mi interessa se tua madre ha preso il morbo, lei non ci viene a stare con noi. Generale cacciatore, signore. Eccoti qui. Prego, signore. Che aveva addosso questo cadavere? Niente. Niente? No, stavo solo andando a prendere un altro cadavere quando voi siete arrivato. Lo sai? Non chiedo molto. Rispetto. Una buona birra. Oro. E dai miei uomini fare quello che gli viene chiesto. Mettetelo nella fornace e depredatelo. Ho anche sprecato un tardo. Rivare i cadaveri dei loro averi e della loro dignità. Il generale cacciatore ha superato se stesso. È ora di riprendere quell'anello. Una cassetta di sicurezza, forse un'altra delle migliorie del barone. L'aprirò comunque. I nobili non perdono mai l'occasione di ammirare il proprio stemma. Cornelius. Apri questa porta!
ladro! Ho l'anello e un nuovo amico, ma finché non sarò uscito, occhi ben aperti. Ho sentito il generale gridare. È così? Allora è meglio sloggiare. Io vado. Mi devi un favore. I soldati del generale hanno trovato l'interruttore. Ehi, intruso alle officine. Ha rubato qualcosa al generale. Guadagnatevi la maglia. Buonanotte a tutti. Questo posto non mi mancherà.